Bene, facciamo la correzione della verifica sull'elettrostatica e la forza di Coulomb. La verifica consisteva di 5 quesiti e barra esercizi. E vediamo il primo. Lo copio. Lo scriviamo qua sotto. Qui c'erano anche le costanti, eventualmente necessarie all'esercizio. Questo quindi era il numero 1. Ho ingrandito troppo. Ecco. Allora. Dice, una sfera conduttrice possiede una carica elettrica di meno 3,2 nano coulomb. Questo nano indica 10 alla meno 9. Quanti elettroni formano la carica Q? Qui a bordo dell'esercizio, alla base, avevate la carica dell'elettrone. E quindi è chiaro che la carica totale è il numero di elettroni per la carica di un singolo elettrone. E quindi il numero di elettroni formanti quella carica sarà la carica totale posseduta dall'oggetto diviso la carica elettronica. Quindi meno 3,2 per 10 alla meno 9 coulomb. Questo è un 9, scusate. Diviso la carica elettronica che è meno 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb. Qui faccio un rapporto tra grandezze omogenee, l'unità di misura si semplifica, così anche i due meni. Okay? E veniva circa 1,99 per 10 alla 10 alla meno 9 diviso 10 alla 19 fa 10 alla 10, quindi diciamo 2 per 10 alla 10 elettroni. Ma qui non c'è un'unità di misura, perché è un numero puro, è un multi, quanti elettroni ci sono. Non poteva venire coulomb o qualsiasi altra cosa, perché le due C si semplificano. Ok? In realtà 3,2, ne ho proprio 2, senza circa. Facciamo così. Qui mi sembra che non ci siano domande da fare qua, no? Qui i problemi sono, chi ha avuto difficoltà era perché si è dimenticato del 10 alla meno 19. Ahimè. Vediamo il quesito 2. Allora, due cariche elettriche identiche si respingono con una forza di 8 newton. Se la distanza tra le due cariche raddoppia, quanto vale la forza con la quale si respingono dopo che la distanza è raddoppiata? Anche qui era sufficiente ricordarsi la formula di Coulomb. Ok, se ho due cariche qualsiasi, ok, in questo caso identiche, è ancora facile, quindi Q e Q. Distanza chiamiamola R, se la forza è di 8 newton con la distanza R, se la forza raddoppia, quindi se R' vale 2 volte R, allora la nuova forza, chiamiamola F' sarà sempre K0 Q alla seconda diviso R' alla seconda, ma R' è 2 volte R, quindi ho K0 Q quadro 2R alla seconda. Il quadrato di 2 è 4, quindi qui ho K0, Q alla seconda, 4R quadro, quindi questo è un quarto di F, dove F, questa è la forza all'inizio, che è K0, Q alla seconda, diviso R quadro. Per cui se F è 8 newton, F', dopo che ho separato le cariche, è un quarto di 8 newton per gli amici 2 newton. Vedevo qualcos'altro? No. La forza decresce come l'inverso del quadrato della distanza, non la distanza e basta. Raddoppio la distanza, la forza si riduce di 4 volte. Ahimè. Esercizio numero 3.
Andiamo a recuperarlo, eccolo qui. Allora, il testo dice: nel vuoto due cariche elettriche identiche si respingono con una forza di 10 newton. Se la distanza è di 0,4 metri, qual è il valore di ciascuna delle due cariche? Se poi le immergo in acqua e la costante dielettrica dell'acqua è 80, con quale forza si respingono? Allora, abbiamo due cariche identiche, chiamiamole Q piccolo anche in questo caso, separate da una distanza R, con R che vale 0,4 metri, la forza con cui si respingono è di 10 newton. Qual è il valore delle cariche di ciascuna carica? Qui è sufficiente invertire la formula. Q0, Q la seconda, R la seconda. L'incognita è Q. Quindi moltiplico per R quadro. FR quadro vale K0. Q quadro divido per K0 e prendo la radice quadrata. Eventualmente posso portare fuori R quadro dalla radice, quindi ho che la mia carica Q vale R per la radice della forza diviso K0. Anche qui K0 vi veniva dato in fondo alla pagina. Quindi la carica Q vale R che è 0,4 metri per la radice di, abbiamo 10 newton, K0 8,99 per 10 alla 9 newton metro quadro diviso coulomb alla seconda. Ok, e veniva circa 1,33 per 10 alla meno 5 newton, coulomb, pardon. Attenzione, c'è il 10 alla 9 al denominatore. Per cui per risolvere questo calcolo si fa 10 diviso 8,99 per 10 alla meno 9. Newton si semplifica con newton. Quindi sotto radice ho coulomb alla seconda diviso metri alla seconda, i metri vanno via coi metri, rimane coulomb. Ok, questo è un 5. La seconda parte chiedeva se viene messa in acqua questa coppia di cariche, con quanta forza si respinge? Beh, la forza con cui si respingono nel mezzo o nell'acqua vale quella nel vuoto, F0, diviso la costante dielettrica relativa. Quindi ho 10 newton diviso 80, che è la costante dielettrica dell'acqua, quindi viene un ottavo di newton, ovvero sia 0,125 newton. Qui non serviva fare il calcolo di nuovo della forza, perché ce l'hai già. Hai già la forza nel vuoto, basta dividerlo per la costante dielettrica. Non serviva fare di nuovo il calcolo, questo calcolo qui, perché F ce l'abbiamo già, F0 in realtà, forza nel vuoto. Chiamiamolo F0 che forse è più semplice. Ok, ci sono altre domande? Noi passiamo al 4. Il 4 anche è abbastanza veloce, ancora qui. Copiare il testo. Qui dice: se confrontiamo la forza elettrostatica tra due elettroni posti a distanza R l'uno dall'altro e la forza gravitazionale tra gli stessi elettroni, che cosa otteniamo? Le due forze sono circa la stessa intensità o una è più grande dell'altra se si è uguale? Beh, qui era sufficiente prendere le due particelle, due elettroni e, meno carica negativa, e massa m e. Tutti e due i dati erano presenti nella tabella a fine pagina. Allora, la forza elettrostatica,
nel vuoto K0, la 2 carica al quadrato, diviso la distanza al quadrato. E la forza gravitazionale è la costante di gravitazione universale, il prodotto delle due masse, quindi massa elettronica al quadrato, diviso R al quadrato. Se facciamo il rapporto, la forza gravitazionale diviso quella elettrica, abbiamo G, massa dei due elettroni al quadrato, diviso R al quadrato, fratto K0, carica dei due elettroni, diviso R al quadrato. I due R al quadrato si semplificano, quindi la distanza è rilevante. Anzi, fatemelo scrivere più direttamente, quindi ho G, R alla seconda per la seconda diviso K0, carica elettronica al quadrato. Quindi le due R vanno via. Quindi il rapporto rimane uguale a G su K0, massa dell'elettrone al quadrato, carica dell'elettrone al quadrato. Gli viene 6,67 per 10 alla meno 11 newton per metro quadro diviso chilogrammo alla seconda fratto 8,99 per 10 alla 9 newton metro quadro diviso coulomb alla seconda per la massa dell'elettrone che la trovate alla fine della pagina 9,11 e 10 alla meno 31 chilogrammi. 9,11 per 10 alla meno 31 kg al quadrato diviso 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb al quadrato. Qui abbiamo 6,67 per 9,11 alla seconda diviso 8,99 per 1,6 alla seconda che dava circa 2,24,05. Poi abbiamo qui ho 10 alla meno 11. Questo 10 alla meno 31 va moltiplicato per 2 gli esponenti, quindi 10 alla meno 62. Qui ho 10 alla 9 al denominatore, qui ho 10 alla meno 19 moltiplicato anche questo per 2, meno 48, anzi 38, scusate. Il totale fa 10 alla meno, vediamo quanto veniva, meno 44. Quindi viene circa 2,4 per 10 alla meno 43. 43 ordini di grandezza più piccola la forza di gravitazione. Quindi la forza di gravitazione tra le due particelle è molto più piccola della forza elettrica. L'altra volta a lezione abbiamo confrontato quella che è la forza tra un protone e un elettrone. Dice alla meno 40 veniva alla fine, 39 circa. Qui è ancora più piccola. La risposta andava motivata, cioè posso, sì. La risposta corretta era dire sì, che in generale la forza gravitazionale è molto più debole di quella elettrica. Ma avendo i dati a disposizione era possibile anche motivarla la risposta. Ok? Ultimo esercizio, il 5. Faceva riferimento alla struttura atomica dell'idrogeno e chiedeva qual è. Oh, scusate, ho sbagliato. Chiedeva qual è la velocità con cui l'elettrone orbita attorno al nucleo. E qui era sufficiente ricordarsi che la forza che mantiene l'elettrone in orbita attorno al nucleo è la forza elettrostatica. Per cui fatemela disegnare qui, c'è una forza diretta verso il nucleo e questa è la forza elettrostatica che fa le veci, che gioca il ruolo di forza centripeta. Quindi
massa per velocità al quadrato diviso il raggio, cioè la distanza protone-elettrone, o tra due elettroni se preferite. Di conseguenza, la forza elettrica che è K0, carica dell'elettrone alla seconda, perché sono due cariche dello stesso tipo, diviso R al quadro, vale quanto massa dell'elettrone e velocità dell'elettrone al quadrato diviso R. Qui i due R si semplificano, una da parte e una dall'altra, e viene quindi che la velocità al quadrato vale K0 su M e la seconda diviso R. E quindi V vale radice quadrata di K0 E quadro, MR E quadro posso portarlo fuori dalla radice e viene la carica dell'elettrone per K0 su M ed R. E sostituendo i dati veniva 2,18 per 10 alla meno 6, mi pare, sì, no, 10 alla più 6, scusate, più 6 metri al secondo. Togliamo questo che può stare fuori luogo. Sono domande? Adesso arrivo. Ok, ci fermiamo qui.